Buongiorno a tutti, ben ritrovati da Palazzo Lombardia. Questo è orario continuato, seconda parte. Bene, adesso commenteremo di tutto e di più quello che sta succedendo in Regione Lombardia. Non possiamo prescindere però da quello che è successo ieri, insomma, commentare un attimino i possibili scenari. Lo facciamo in compagnia dell'assessore alla cultura di Regione Lombardia, identità e Autonomie. autonomie. Eccola qua, Cristina Buongiorno, Cappellini. buongiorno a tutti. Buongiorno, Cristina, buongiorno. Col presidente Roberto Maroni, Buongiorno. buongiorno presidente. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Allora, non le chiedo come va perché come ci si è svegliati stamattina, dai. Beh, come al solito, con ovviamente i risultati di ieri, però io non vorrei parlare di questo perché questa trasmissione è la trasmissione che serve ad ascoltare i cittadini lombardi Ottimo. e a dare risposte, no? Però un Un commento va commento, bene, uno, dai, ok? uno. No, devo dire che su Milano è andata come è andata, per pochi voti ha vinto Beppe Sala, rimane il fatto che l'operazione di Stefano Parisi è stata un'operazione convincente e che in qualche modo rappresenta, come ho detto, il modello Lombardia fuori dalla regione e può essere un investimento sul futuro, può essere un investimento sul futuro. A prescindere dalle persone, non mi interessano, ma essere riusciti a tenere insieme tutta la coalizione che governa in Regione Lombardia non era facile, non era scontato e quindi è un investimento. Poi era meglio se si vinceva, ovviamente, no? Però è stata lì lì, eh? Sì, Tre infatti. punti, E eh? no, la cosa che ovviamente mi addolora di più è la sconfitta a Varese, perché è la mia città, perché lì la Lega governa da tanto tempo, Litigando. però lì ci sono, non c'entra tanto la politica, lì ci sono due questioni che hanno determinato secondo me questa sconfitta. Il primo è quello che è successo in tante altre città, la voglia a un certo punto di cambiare, a prescindere da come uno governa. Si è visto a Torino. A Torino la sinistra governa da sempre, Fassino, a detta di tutti, è stato ed è un buon sindaco, però si è cambiato. Quindi questo così voglia di cambiare ogni tanto c'è. E poi qualche errore che la coalizione di centrodestra ha fatto a Varese e che ha visto la discesa in campo di un altro candidato vicino a noi, prima era il nostro, poi non era il nostro. Ecco, questo ha determinato e ha contato nella sconfitta a Varese, come il fatto che sia andata a votare molta meno gente rispetto al primo turno. Mi brucia questa cosa e ci brucia come Lega perché Varese era il simbolo. Però ci sta, insomma, purtroppo è successo, ma Si va avanti. ricominciamo. Io voglio dire, sono stato eletto in Consiglio Comunale a Varese, rimarrò a fare il consigliere comunale, non è che me ne vado perché abbiamo perso, perché l'impegno che ho preso con i cittadini è che voglio mantenere dai banchi dell'opposizione invece che dalla maggioranza, ma rimarrò lì per essere la voce critica nei confronti del nuovo sindaco e della nuova amministrazione di Varese. Gli ho fatto i complimenti a Davide Galimberti, come li ho fatti anche a Beppe Sala, perché sul piano istituzionale è giusto che i rapporti vengano tenuti tra istituzioni in questo modo, però sarò la voce critica e sarò lì in Consiglio Comunale a Varese, come ho fatto all'inizio della mia carriera, perché è un impegno che ho preso e che voglio mantenere. Ottimo, grazie che siete già in attesa, diceva giustamente il Presidente, sono 40 minuti dedicati a, insomma, parlare con la Giunta e con il Presidente, quindi su quello che, insomma, su qualsiasi cosa, insomma, voi vogliate che sia ovviamente inerente al loro lavoro, al loro operato. Volevo, a proposito, poi arriviamo alle telefonate. Cara Cappellini, si può dire una vittoria al 100% è quella che abbiamo portato a casa e che riguarda Cristo. È una grandissima affluenza su questo weekend. Sabato è stata inaugurata la famosa passerella sull'acqua che porta a Sulzano, a Montisola e poi ancora, insomma, bellissima, splendida. Un sacco di visitatori da tutte le parti, direi,
non solo da Roma, ma tutto il mondo. Peccato un pochino la pioggia domenica, ma forse anche meno male, perché sennò c'era troppa gente. Ha rallentato un po' l'affluenza sulla passerella. Ma un grande evento che ha il grande merito, al di là dell'idea innovativa a livello artistico, di far conoscere il Lago di Iseo. Abbiamo laghi meravigliosi, montagne meravigliose, scorci, città meravigliose nella nostra Lombardia che non sempre sono così conosciute come meriterebbero. Quindi il fatto che i riflettori di tutto il mondo, perché poi abbiamo visto articoli su organi di stampa di mezzo mondo sulla passerella di Cristo, quindi all'aver attirato l'attenzione in un angolo di Lombardia non così conosciuto se non dai cittadini lombardi, penso sia un investimento sul futuro considerevole, proprio perché permette di far conoscere non solo Sulzano ma tutto il Lago di Iseo, almeno quello che auspichiamo. Quindi l'importanza di quanto un'opera, un evento possa essere così attrattivo da far arrivare in una comunità piccola, in un comune piccolo, migliaia e migliaia di visitatori. Poi, nonostante qualche rallentamento e qualche attesa, sembra tutto andare nel migliore dei modi, quindi anche noi che come Regione ci siamo impegnati molto a sostenere questa iniziativa, siamo soddisfatti. Lei è andato, Presidente, come no? Ho fatto l'inaugurazione e la colazione alle 6 del mattino di sabato, sono partito da casa alle 4, perché non volevo arrivare in ritardo. È stato emozionante perché alle 6 del mattino c'erano già centinaia e centinaia di persone pronte per passare, ed è camminare sulle acque, e solo Cristo poteva farlo, no? È molto suggestivo ed è un grande successo. Noi abbiamo organizzato 40 corse di treno da Brescia a Sulzano. E quindi il servizio c'è. È ovvio che nei primi giorni c'è sempre qualche problema, soprattutto perché era sabato e domenica, e ho chiesto infatti all'assessore, anzi ho disposto che l'assessore Simona Bordonali, che ha la delega alla protezione civile, stia lì i primi 3-4 giorni, giorno e notte, assieme al prefetto, no, per capire dove intervenire e cosa fare, no? Ma è un successo straordinario al di là delle previsioni. Peccato che l'opera, il 3, venga smantellata. Allora ho detto a Cristo, ma invece di 16 giorni non possiamo lasciarla a 60 giorni? Mi ha detto di no, perché questo tipo di opere d'arte sono opere d'arte effimere, e la bellezza è questo. Quindi il 3 di luglio si chiude. Vai a capire gli artisti. 3 di luglio si chiude, chi sia interessato sappia che non ci sarà proroga, okay. Perché l'artista così ha deciso, l'opera è sua, ha deciso lui, ha pagato tutto lui, quindi se volete andare, andate giorno e notte, giorno o notte, da qui al 3. E l'opera è The Floating Piers, eccola lì. Allora, sentiamo subito una prima telefonata. Pronto? Pronto? Buongiorno signora. Sono Milena. Ciao Milena, possiamo cortesemente alzare l'audio in studio? Prego Milena. Allora, innanzitutto ciao Giorgia, ti ringrazio perché veramente consenti a tutti di poter parlare con esponenti politici di primo piano, come anche il governatore Maroni, a cui voglio veramente fare una preghiera, forse dato i tempi stretti, una delle ultime. E riguarda alcuni miei amici che lavoravano, perché ormai la cassa integrazione volge al termine, poi ci sarà la messa in mobilità della Condenser italiana. Io penso che lui sappia il sito industriale a cui mi riferisco, questa ditta che appunto lavorava gli evaporatori Frigor nel campo del Bianco, che chiude perché comunque è un sito che si è trasferito in Polonia e l'ha piedato persone che non sono giovanissime, per quanto ce l'ha dato il lavoro, che purtroppo riguarda solo i residenti in Lombardia. Se qualcuno proviene da altre regioni, tipo il Piemonte, ne viene tagliato fuori, no? Ma tranne questo c'è veramente la prospettiva ormai alla fine. Io ho detto, ma non avete provato a parlare perché ci sono le elezioni? Ma mi è stato risposto che appunto in vista delle elezioni nessuno si è voluto, come dire, spendere più di tanto per paura di non portare un risultato concreto a casa. Quindi, grazie Milena, grazie mille, grazie anche per aver aperto con di fatto il
il lavoro, che non c'è e che viene delocalizzato. Quella della delocalizzazione è una tragedia che secondo me, se a livello nazionale non si norma o non si fa in modo che un imprenditore gli si diano degli incentivi per poter restare, no? L'imprenditore va dove gli conviene, non sempre, però magari tendenzialmente, di solito, per voi ci sono imprenditori e imprenditori, serie A e serie B, dico, però tendenzialmente, prego. Noi stiamo seguendo, questa e tante altre vicende, i talcementi, che sono gestite nella trattativa tra l'azienda e il sindacato, dal sindacato e dal MISE, cioè dal Ministero dello Sviluppo Economico. Noi però siamo parte di questi tavoli e abbiamo qualche misura che compete a noi come Regione Lombardia, non tanto per la cassa integrazione, questi strumenti di sostegno al reddito sono strumenti previsti dalle leggi nazionali, ma noi abbiamo messo delle risorse per proprio aiutare coloro che perdono il lavoro, magari non hanno più diritto alla cassa integrazione, alla mobilità e si trovano di colpo senza. Abbiamo per esempio nel nuovo reddito di autonomia che è partito il 1° di maggio di quest'anno, abbiamo messo una misura PIL, progetto di inserimento lavorativo, che serve proprio ad aiutare coloro che non hanno più la possibilità di avere cassa integrazione, sostegno al reddito, per aiutarli a inserirsi nuovamente, soprattutto lavoratori che hanno una certa età. Siamo molto attenti a questo, siamo molto presenti sul tema, sulle varie questioni che ci sono, non possiamo far miracoli ovviamente, perché se un'azienda decide di chiudere, un'azienda multinazionale, di andarsene via, non possiamo costringerla a stare. Abbiamo tanti casi di aziende internazionali che hanno investito, che investono in Lombardia, questo è vero, e quindi stiamo facendo molte iniziative per attrarre investimenti in Lombardia. Il Wall Street Journal qualche mese fa ha detto che nel 2015 la Lombardia è stata la regione tra i 4 motori d'Europa, cioè la Rhône-Alpes francese, Baden-Württemberg e la Catalogna, quindi regioni importanti, è stata la regione che ha attratto più investimenti esteri rispetto ai 4 motori d'Europa nel 2015. Non basta, non serve a risolvere i problemi di tutti, però sappiamo bene quali sono le iniziative che dobbiamo fare e le stiamo facendo. Ecco, a tal proposito, fatevi un giro per favore su Lombardia Speciale, perché proprio adesso, in questo momento, viene presentato un bel report sull'attrattività di Regione Lombardia anche per quel che riguarda il franchising. Quindi vengono, è la regione dove investono di più praticamente in tutta Italia. Quindi leggetevelo, Lombardia Speciale, andatelo a vedere, insomma, ne saprete di più. Ci sono tante telefonate in attesa, però prima volevo dire, caro assessore, di fatto anche la cultura sono posti di lavoro, sono e tra le altre cose, voi vi siete, tu in particolare, insomma, vi siete inventati questa Card Musei, che ha un successone strepitoso. Adesso abbiamo anche i numeri, se possiamo vederli, perché va sempre meglio, devo dire. Complimenti, perché con una sola card puoi visitarti tutti i musei. E c'è stato un incremento di vendite anche negli ultimi giorni. La settimana scorsa col Presidente abbiamo presentato un anno di bilancio di Card Musei, è stato un esperimento sostanzialmente, è andato alla grande, siamo arrivati a 15.000 tessere vendute nell'arco di un anno, se pensiamo ai primi mesi in cui ancora si doveva far conoscere e si doveva spiegare di che cosa si trattava, diciamo che negli ultimi mesi si è concentrato il grosso delle vendite. I dati sono straordinari, non solo in termini di numero di abbonamenti venduti, ma quello che ci dimostra che è già un successo sono i numeri degli ingressi reiterati nei musei. Quindi la gente torna. Quindi il fatto che chi è in possesso della card torni più volte o nello stesso museo addirittura per visitarlo meglio, con più tempo, oppure in altri musei della Lombardia, significa che l'obiettivo è stato centrato. Noi l'abbiamo sperimentata in vista di Expo, ma a dir la verità i risultati sono arrivati dopo, quindi vuol dire che è una tessera per il cittadino più che per il turista, certo, che con 45 euro a prezzo pieno, ma con agevolazioni per i giovani e gli over 65, con
30 euro, diciamo che un ragazzo può entrare in tutti i musei della Lombardia per tutto l'anno quante volte vuole. Quindi dove si fa? Se qualcuno ancora non l'ha fatta, sento una telefonata prima, dove si può comprare? Nei musei che hanno aderito sia come musei da visitare e anche come punto vendita. Io dico sempre andate a vedere con calma sul sito, proprio perché c'è un sito www.abbonamentomusei dove vengono spiegate tutte le agevolazioni tariffarie, perché poi ci sono, al di là dei costi di ogni singola card, c'è tutta una serie di agevolazioni per, insomma, in diverse condizioni. Ci sono i punti vendita, adesso abbiamo esteso i punti vendita anche ad alcune edicole, altri punti vendita che non sono veri e propri musei. È un crescendo, quindi abbiamo avuto l'adesione della Pinacoteca di Brera proprio qualche giorno fa. L'altro giorno ero a un convegno a Mantova e ho avuto la possibilità di avere la conferma dal direttore di Palazzo Ducale di Mantova che anche Palazzo Ducale entrerà nel circuito, quindi abbiamo completato il cerchio dai grandi musei ai musei di provincia, quelli anche meno conosciuti che hanno la possibilità di farsi conoscere di più. Ottimo, pronto, chi parla? Pronto? Buongiorno signora. Buongiorno, sono Giulia di Varese. Eccola qua, da Varese. Allora signora... Voglio salutare lei Giorgia con tanti complimenti, che è una bellezza oggi, con quella rosellina rossa. Visto, grazie. E voglio salutare Maroni che ci hanno visti venerdì sera. Signor Maroni, scusi l'espressione. Ecco. È andata così, va benissimo, però l'importante è con il governo tanto. Che va su e con quelli che vanno a comandare, che abbiano anche molto pensiero per i pensionati. Perché i pensionati sono... il nuovo governo nel senso... Hai l'audio alto, signora Giulia, perché i pensionati fanno fatica a arrivare alla fine del mese. Appunto, perché si vive con 500 euro al mese e non si arriva in fondo al mese, però diciamo l'importante è che ci pensino, veramente che devono pensare queste persone. Grazie signora, qua poi ci sono state un sacco di promesse anche sulle pensioni, 80 euro anche ai pensionati, di qua gli alziamo le prego. Sì, ha ragione, è ovvio che questa non è una competenza della regione, quella delle pensioni, e che il risultato elettorale complessivo penalizza fortemente il governo e penalizza fortemente Matteo Renzi. Sono rimasto sorpreso, come dicevo, dalla sconfitta di Piero Fassino a Torino, da come è avvenuta. I torinesi, i piemontesi, che non sono gente che solida, concreta, no? E dovendo scegliere un bravo sindaco, Piero Fassino, da riconfermare una tradizione, cose concrete, ha scelto invece di affidarsi ad una persona giovane, certo inesperta, totalmente inesperta, quasi un salto nel buio, la dice lunga sulle motivazioni che sono state alla base. Quindi non è stato un giudizio negativo su quello che è stato fatto nelle amministrazioni locali, è stato un giudizio politico di cambiamento. E la cosa interessante e la cosa, la novità vera è che questo cambiamento, questa voglia di cambiamento è andata contro chi governava, ma soprattutto contro Renzi, che rappresenta il cambiamento o rappresentava fino a ieri il cambiamento. Adesso Renzi è considerato invece, non dico uno del passato, ma uno dell'establishment, e questo deve far ragionare, deve far considerare, deve far valutare questa grave sconfitta del PD, come scrivono tutti i giornali del mondo, non lo dico io, come un campanello d'allarme, anzi un campanone d'allarme, perché questo è successo. Che cosa succederà adesso? Spero che il governo non si metta a fare cose strane per recuperare consenso, ma si metta davvero ad occuparsi dei problemi seri dei cittadini, come quello delle pensioni. Bene, c'è la pubblicità, torniamo tra poco, grazie. Grazie per l'attesa da Palazzo Lombardia in compagnia di Cristina Cappellini, assessora alla cultura, identità e territorio di Regione Lombardia, al presidente Roberto Maroni. Ecco, autonomia, no? A proposito di autonomia,
Cioè, il reddito di autonomia, ci sarà un referendum a breve, quando è che lo si fa? In ottobre. Ottobre, assieme, ottobre. Io voglio farlo assieme a quello sulla riforma costituzionale, voglio farlo assieme al Veneto, stiamo cercando di convincere il governo a farlo lo stesso giorno, probabilmente il 2 di ottobre, perché così risparmieremo un bel po' di soldi. Circa okay. 30 milioni di euro che potremmo mettere a disposizione dei cittadini lombardi. Ottimo, pronto, con chi abbiamo il piacere di parlare, buongiorno. Pronto? Chi sei? Gian Pietro. Ciao, eccoti qua. Gian Pietro, buondì. Buondì. Senta, io volevo parlare con Moroni. Sì. Eccomi. Perché due anni fa abbiamo parlato, io e lei, e lei mi aveva promesso che dava una mano a noi trasportatori che abbiamo lavorato per la Pebemi. Sa quanti trasportatori hanno venduto i camion, come io, ne ho venduti 8 e 8 persone a casa perché avanziamo i soldi dalla Pebemi. E Sala, io auguro tanto un buon sindaco e tutto, però non ha finito la sua opera all'Expo. Sa quanti padroncini che avanzano i soldi? Eh? Okay. Sa quanti padroncini? Grazie mille. E lei Moroni aveva promesso un 2 anni fa okay. che si interessava a noi. Grazie per aver posto allora il problema. C'è quest'altro... Ce ne siamo interessati ovviamente, dopodiché io sono il Presidente della Regione, non è che posso disporre delle decisioni delle società. La Brebemi è una società che ha il compito di affrontare e risolvere i problemi della società. No, abbiamo sollecitato, abbiamo fatto presente tutte queste pendenze, comprese quelle poi per gli espropri, no? È una questione che sta andando avanti, però non posso risolvere io i problemi degli altri. Così come per Expo, noi ci siamo interessati anche di queste questioni. Anche qui la società non la gestisce la regione, noi siamo soci della società Expo e siamo andati e infatti ci siamo astenuti sul bilancio proprio perché non c'era chiarezza relativamente a molte questioni, a pagamenti fatti, non abbiamo votato contro, ci siamo astenuti perché vogliamo chiarezza, vogliamo capire che cosa bisogna ancora fare per dare soddisfazione a chi ha dei crediti nei confronti della società Expo. Certo, certo, quello ancora al momento è, come direbbe Ruggeri, un po' mistero, ma va benissimo. A proposito di Expo, Cappellini, so che ci sarà una bella iniziativa il 9 di luglio, no? Un ci bel concerto, sarà o sbaglio? Un concerto del Lombardi. Teatro alla Scala, quindi abbiamo deciso di far rivivere quell'area con momenti culturali di grande valore, di grande qualità. Quindi uno degli appuntamenti più importanti a breve è appunto quello del 9 luglio con un grande concerto del Teatro La Scala, ingresso gratuito, quindi invitiamo tutti i cittadini che vogliono tornare sul luogo di Expo e vedere che non è tutto finito lì, ma grazie a Regione Lombardia si torna a far rivivere un luogo che ha visto vivere intensamente migliaia e migliaia e migliaia di persone ogni giorno e che adesso deve continuare a vivere. Ecco, interessantissimo, ma io sono molto più appassionata all'evento del 24 di settembre, io ve lo dico. Cosa c'è? C'è Ligabue, ragazzi, al Parco di Monza, e non fate gli ignorri perché l'avete organizzato voi tra le altre cose. Quindi c'è Ligabue, se non sbaglio è l'unica data, anzi le uniche due, perché poi fa doppietta anche il 25, e le fa solo a Monza, tra le altre cose, o sbaglio, Presidente? Sì, è l'unico concerto italiano che fa. Era previsto il 24, poi, visto il grande successo, replica il 25. Viene organizzato lì nel Parco di Monza, invece che al Campovolo, dove Ligabue è solito fare i concerti. L'unico concerto italiano, 24 e 25 settembre. E noi come Regione Lombardia siamo intervenuti per fargli una richiesta che lui ha accolto. Qual è? Qual è? Vuoi dirlo tu? Qual è la richiesta? Quella di far esibire un giovane, una giovane band prima del suo inizio, dell'inizio del suo grande concerto. Quindi però ci sarà una selezione dal 1 luglio.
E quindi ancora una volta come regione diamo visibilità ai giovani talenti. E insomma esibirsi nell'unica data di Ligabue in Italia poco prima dell'inizio del concerto di Ligabue penso sia un traguardo che... Che regalo! Un regalo e un traguardo che devono guadagnarsi, quindi ci sarà una selezione. Sito di Regione Lombardia e sul sito di Ligabue ci saranno tutte le istruzioni e le indicazioni del caso e vedremo chi sarà questa... giovane band o giovane artista che avrà modo di esibirsi davanti a migliaia Presidente, di persone. Presidente, non vale 100.000 la sua band, ecco, diciamo io ci ho provato perché non ho mai suonato davanti a 100.000 persone, davanti a 100 sì, ma 100.000 no, e posso immaginare che cosa vuol dire, no? Ma può essere l'occasione della vita, perché se c'è un giovane cantante, musicista o una giovane band in questa occasione, anzi le raddoppiamo perché come ha detto Cristina i concerti saranno due, 24 e 25, quindi saranno due, uno che suona il 24, uno che suona il 25. Forza. E lì ci saranno le case discografiche, ci saranno le TV, verrà mandata in varie televisioni e quindi è un'occasione straordinaria. Bello. Può essere davvero l'occasione della vita. La selezione partirà dal 1° luglio con una commissione composta da esperti, musicisti, musicali. Ovviamente, quindi dal 1° luglio leggete sul sito della regione, sul sito di Ligabue come partecipare a questo grande contest, questo Bello. Grande evento che vedrà appunto un giovane o una giovane band protagonista il 24 e il 25 settembre. Complimenti. Pronto, chi parla? Io pronto. Non so suonare neanche la chitarra, per cui buongiorno. Buongiorno a lei e a tutto il staff della televisione. Vorrei parlare con il signor Maroni, eccomi. Con il ministro Maroni. Come ti chiami? Mi chiamo Giuseppe. Prego, chiamo Giuseppe. Dalla provincia di Brescia. Prego. Sì. Volevo chiedere al signor ministro, ma dove sono finite tutte le promesse della Lega quando si facevano le campagne elettorali? Promesse di qua e promesse di là. Io so che qua in Lombardia per fare una visita ci vogliono dei mesi e sei costretto ad andare a pagare, primo. Poi le tasse che paghiamo sul lavoro, tipo la tassa regionale che all'epoca dicevano la Lega, la dobbiamo tirare via. Però io continuo a pagarla. L'IRPEF. Come mai? Ok, va bene, grazie. Ma sulle liste d'attesa lo sappiamo, abbiamo stanziato tante risorse e le stiamo riducendo, abbiamo fatto gli ambulatori aperti la sera, tutta la settimana, aperti il sabato e la domenica. È certo che se noi potessimo tenerci una parte delle risorse che continuiamo a pagare a Roma, si chiama costi standard, che ho chiesto a Renzi di mettere nella legge e non ha messo, avremmo 10 miliardi di euro in più. Potremmo cancellare le imposte regionali. Non possiamo farlo perché siamo la regione peggio trattata, la regione più tartassata. È per questo che voglio fare il referendum sull'autonomia, per far sentire a Roma la campana di chi si lamenta, giustamente, ma non se la deve prendere con me, se la deve prendere con chi a Roma ci riduce i trasferimenti rispetto a tutte le altre regioni, a tutte le altre regioni. E non parlo solo delle regioni a statuto speciale che hanno il doppio o il triplo dei soldi che abbiamo noi, parlo anche delle regioni a statuto ordinario, che se noi avessimo il trattamento che ha il Veneto, che ha l'Emilia Romagna, che ha il Piemonte, non dico quelle del Sud, molte cose e molte tasse potremmo tagliarle. Questa è la battaglia che io faccio, questa è la battaglia che fa la Lega. Dopodiché non si è mai contenti, ci sta, per l'amor di Dio, no? Però io... Diciamo che la riforma sanitaria va anche verso la riduzione, no, esatto, delle liste d'attesa. Insomma. La riforma sanitaria che abbiamo fatto, e domani in Consiglio regionale ci sarà la seconda parte, no? Va in questa direzione, ridurre i costi, migliorando e aumentando i servizi, in particolare i ticket che abbiamo già ridotto con il reddito di autonomia e la riduzione ulteriore delle liste d'attesa. È un percorso difficile, complicato, lungo, non è che con la bacchetta magica. Certo che se da Roma ci aiutassero lasciando più soldi ai lombardi, molti problemi sarebbero più facilmente risolti. Chiaro, allora andiamo un attimino in pubblicità, torniamo tra poco, grazie.
Eccoci qua, ben ritrovati, grazie per l'attesa. Arrivo alle telefonate, promesso, promesso, promesso. In studio però il Presidente Maroni e l'Assessore alla Cultura, Cristina Cappellini, riordino normativo. C'è appena stato, un mesetto fa, o sbaglio, neanche, tre settimane. Siamo a buon punto, nel senso che il testo è stato approvato in giunta, adesso è passato all'esame del Consiglio regionale, hanno terminato le audizioni di tutti gli esperti nei vari ambiti culturali. E se tutto va come deve andare, per l'autunno, tra settembre e ottobre, dovrebbe diventare legge. Sarebbe una svolta importante, perché è la prima volta che una regione, che la regione approva un testo di riordino in materia di cultura. Anzi, è stata già la prima volta che una giunta di Regione Lombardia ha approvato un testo che riordina le normative in materia di cultura dagli anni 70 fino a oggi. Quindi abbiamo abrogato tutte le normative in tutti quegli anni, abbiamo creato questo testo unico di 42 articoli con tante innovazioni, perché abbiamo introdotto il valore economico della cultura attraverso le imprese culturali e creative, visto che siamo la prima regione in Italia come numero di imprese e di occupati nel settore delle imprese culturali e creative, e la terza regione in Europa. Ah, però, non sapevo. Abbiamo inserito un focus sulla valorizzazione dei siti UNESCO, che anche in quel campo siamo regione leader. Tutta la questione della valorizzazione storico-culturale artistica dei cammini spirituali, quindi la Via Francigena piuttosto che i Sacri Monti, tutti quegli itinerari che sono fortemente legati al nostro territorio e che ci permettono di valorizzarli ancora di più di quanto sia stato fatto finora. I piani integrati della cultura, che significa che la cultura non deve essere più un settore a sé, un binario a sé, ma deve fare sistema con l'impresa, con le istituzioni, con una forte partnership tra pubblico e privato. Quindi diciamo che è un testo molto innovativo che guarda al futuro e che inserisce una parte molto ampia sulla possibilità di accordi tra regioni, quindi in ottica macro-regionale, con le regioni europee, quindi anche intensifica anche gli scambi con le altre realtà culturali. Beh, complimenti, quante cose. Allora, mancano ancora 2 minuti, Presidente. Da oggi, da quando esce di qua in trasmissione, qual è la cosa su cui lei punta adesso fortemente? Beh, tante cose. L'attuazione della completa della riforma del sistema sanitario, come ho detto, domani c'è la seconda parte in Consiglio regionale, la riforma della salute mentale e della veterinaria, che completa la prima parte. Domani chiuderemo anche la verifica sullo stato di attuazione della riforma, le nuove perimetrazioni territoriali, le vecchie ASL che diventano ATS, le SST. Abbiamo fatto un lavoro straordinario in questi 6 mesi e l'obiettivo, perché mi concentro su questo, perché è la cosa più importante che fa la regione, la sanità. Beh, ragazzi, 17 miliardi. 17 miliardi su 23, certamente, che non bastano mai, naturalmente, ma che rappresentano un sistema, quello lombardo, che al di là delle criticità, al di là delle cose da risolvere, è un'eccellenza. È un'eccellenza. Provate ad andare in qualsiasi altra regione o in qualsiasi altro paese europeo per mettere a confronto con il nostro sistema. Poi c'è sempre da migliorare, per l'amor di Dio, e questo è l'impegno costante nostro, mio personale e di tutta la Giunta. Questo è il tema principale, il tema dei temi. Accanto a questo c'è quell'altro che abbiamo trattato, quello del lavoro e quello delle fragilità, cioè le persone che hanno bisogno di aiuto. Questi sono i 3 capitoli che noi abbiamo affrontato e che stiamo affrontando con la legge di riforma, con tutte le iniziative sul lavoro, con il reddito di autonomia. Siamo all'avanguardia da questo punto di vista e lo dico con grande orgoglio. Bene, allora io continuo ad aspettare le vostre mail, ne arrivano una valanga a settimana, grazie per il lavoro che fate anche dietro le quinte, giorgia.colombo@telelombardia.it per tutte le domande che non siete riusciti a fare, che vorrete fare comunque al Presidente e alla Giunta. Grazie, da Regione Lombardia ci rivediamo lunedì prossimo. Grazie Presidente! Grazie a voi, grazie a tutti. Grazie Cristina Cappellini, ciao! Ciao.